noi è padre e madre, e quindi avevamo molto a cuore questa storia. Una storia torbida i cui contorni sono ancora tutti da chiarire. Due ragazzini, entrambi minorenni di 15-16 anni, sono infatti accusati di aver abusato di una bambina di appena 10 anni, ospite come loro di una struttura educativa a Vitiano, frazione alle Porte di Arezzo. Due gli episodi contestati ai giovanissimi, uno che sarebbe avvenuto a gennaio e l'altro a marzo. Il tutto era partito da una denuncia fatta dal padre di un bambino, ospite anche lui della struttura. Erano così scattate le indagini, coordinate dal procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Firenze, che dopo la segnalazione aveva aperto un fascicolo. Si parla di bambini perché sono tutti ancora bambini, chi più chi meno. Entrambi i ragazzini sono indagati per tentata violenza sessuale. La bimba invece è stata già trasferita in un'altra struttura. Lo scorso mercoledì la comunità è stata perquisita dagli agenti della Polizia Municipale di Arezzo assieme ai colleghi di Castiglion Fiorentino. C'erano pochissimi uomini in divisa, molti uomini e molte donne in borghese, quindi proprio per evitare clamori che non sono buoni per queste vicende. Le indagini intanto proseguono senza sosta. Al momento gli inquirenti stanno cercando di accertare se all'interno della struttura ci sia stato qualcuno a conoscenza degli episodi e soprattutto se ci si possa trovare di fronte ad un caso di omessa vigilanza.